Bene, sì, ragazzi, guardate un po' che spettacolo. La nostra pasta risottata è pronta. Ciao a tutti, amici, e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi pasta ad hoc. Sto parlando di una buonissima pasta risottata, veramente buonissima. Provare per credere. Allora, come già vedete qui c'è un bel tegame. Che cosa dobbiamo fare in questo tegame? Dobbiamo inserire un filo d'olio, accendiamo il fuoco. E poi andiamo a inserire mezzo chilo di macinato che andiamo a spezzettare mentre lo stiamo inserendo. Una volta che abbiamo inserito il macinato, lo facciamo rotolare per bene e poi lo dobbiamo togliere dalla pentola. Una volta che abbiamo fatto rotolare il macinato, togliamo il tutto. Una volta che abbiamo tolto il macinato, rinseriamo di nuovo un filo d'olio nel nostro tegame, ci andiamo a inserire un 20 g di cipolla tritata e la facciamo rosolare. A questo punto, una volta che la nostra cipolla sta rosolando, andiamo a inserire 300 g di piselli precotti. Li facciamo rosolare per qualche minuto i piselli e poi andiamo a inserire la salsa. Una volta rosolati i piselli, andiamo a inserire, come ho detto prima, 800 g di polpa. A questo punto andiamo a salare a piacere. Una volta salata, ci diamo una giratina e andiamo a inserire di nuovo tutto il nostro macinato. Ci diamo sempre una giratina. Adesso andiamo a inserire mezzo chilo di pasta. Io sto inserendo i rigatoni. Però potete inserire quello che volete, tutta la pasta che desiderate. Ci diamo sempre una giratina. A questo punto adesso non ci dobbiamo più allontanare dalla nostra cucina. Perché? Perché piano piano dobbiamo andare a inserire l'acqua. Quando vediamo che l'acqua viene assorbita, piano piano inseriamo l'altra, fino a quando non ci accorgiamo che la nostra pasta è arrivata al punto giusto. Bene, stiamo alla fase conclusiva, guardate un po', stiamo per andare a impiattare, però prima di fare questo dobbiamo andare a inserire un bel cucchiaione di formaggio, inseriamo un po' di pepe a piacere e per finire 200 g di Emmental. Se non avete l'Emmental o non vi piace, potete sostituirlo con della mozzarella o con della scamorza. Andiamo a far sciogliere il tutto e poi che ci mangiamo, ragazzi. Bene, sì, ragazzi, guardate un po' che spettacolo. La nostra pasta risottata è pronta per essere impiattata. Abbiamo impiattato, guardate un po' che delizia. Fatto questo e detto questo, non mi rimane che salutarvi, augurarvi un buon appetito e ci vediamo alla prossima.